Il Conservatorio di Santa Cecilia è una istituzione di alta formazione artistica e musicale. Può sembrare strano, singolare, l'istituzione di un master in musica per videogiochi, dato che noi siamo considerati depositari della tradizione interpretativa. Da qualche tempo però il Conservatorio è molto attento anche ai nuovi sbocchi occupazionali, perché il mondo della professionalità musicale si è ampliato comprendendo altre discipline. L'idea del master nasce proprio da questa necessità, quella di aggiungere una preparazione professionale volta anche ad un immediato utilizzo nel mercato del lavoro della professionalità musicale già acquisita. È necessaria una professionalità specifica, poiché la composizione per videogioco coinvolge una serie di altre discipline che riguardano anche la comunicazione, la semiologia, l'adattamento delle partiture, l'attenzione alle sonorità, tempistiche diverse da quelle che riguardano una normale composizione, per cui si tratta proprio, potremmo dire, di un genere compositivo specifico che necessita di una preparazione professionale ad altissimo livello. L'idea del master è nata pensando a un completamento del percorso che già abbiamo di musica applicata. Abbiamo pensato di fare un percorso molto legato a questa nuova forma, io direi anche di arte, che ha una grande valenza anche da un punto di vista lavorativo per i ragazzi, in quanto il videogioco oggi è una realtà che offre molte opportunità di applicazione e quindi anche di lavoro. Io sono diplomato in sassofono. Ho sempre avuto parallelamente l'interesse per gli aspetti tecnologici, quindi musica elettronica, composizione. Sono appassionata di videogiochi fin da quando sono bambina e la musica applicata sia nel mondo del cinema che nel mondo del videogioco è una cosa che mi ha sempre appassionato molto. Io ho fatto il conservatorio, ma ho fatto tastiere elettroniche, però c'era sempre questa componente dell'ambito della composizione che mi interessava tantissimo. E essendo appassionata di videogiochi, ho cercato di unire le due cose. Ho studiato chitarra, jazz e indirizzo pop. Qui al master abbiamo vari tipi di materie. Innanzitutto abbiamo quella principale, che è la composizione. Poi abbiamo anche i corsi di game building, i corsi di analisi, i corsi di sintesi. Quindi è un corso che ci prepara a 360 gradi per il mondo del lavoro. La musica per i videogiochi è interessante perché racchiude veramente gli aspetti sia artistici, musicali, che aspetti tecnologici ad alti livelli. Il lavoro del compositore è quello di scrivere una musica che sia in relazione all'immagine, non per forza in relazione a uno stato d'animo personale. Però sicuramente il gusto di ognuno, variando da persona a persona, fa tantissimo, fa tanto proprio in relazione a quello che tu vedi sullo schermo. Un tempo il gamer era appunto un mondo di nicchia, mentre ora come ora, con la diffusione di smartphone, tablet e con le relative applicazioni, quindi la musica per videogiochi comprende in realtà tutto il mondo moderno.